Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Oggi finalmente l'ultimo video per concludere la serie Dalla vite al vino per quest'anno. Vi farò vedere in esterno la vite a che punto è e soprattutto, visto che oggi siamo l'11 novembre, come usanza per San Martino, assaggeremo il vino novello e le castagne. Ma prima di passare al video, la sigla! Prima di farvi vedere in esterno la vite a che punto è e quindi concludere, voglio rispondere ad alcune domande che mi ha posto Giorgio. Innanzitutto Giorgio, sono ben lieta che tu sia interessato all'agricoltura e in particolare alla vite. Sia per te che per tutti io metterò il link di Facebook in modo che io possa rispondere celermente a voi con i vostri dubbi e le domande che avete. Mi chiede cosa bisogna fare dopo la vendemmia. Dopo la vendemmia ti rispondo velocemente: bisogna lasciare così la natura che faccia il suo corso. Praticamente la vite a questo punto si addormenta e noi finalmente potremmo anche un po' riposarci. Mi chiedi anche se la vite va potata. Assolutamente sì, Giorgio, la vite deve essere potata, ma non in questo momento. In questo momento non devi fare assolutamente nulla. Poi mi chiedi come eventualmente poter potare la vite. Questo io te lo potrò fare vedere con un nuovo video a gennaio. Ebbene sì, perché gennaio è il mese in cui si cominciano con i primi lavori. Però se tu vai nel mio video Dalla vite al vino 1, vedrai che io faccio vedere un po' come si pota la vite. Poi un'altra domanda che mi chiedi per quanto riguarda le barbatelle: in che periodo piantare le barbatelle? Il periodo per interrarle è sempre comunque gennaio, la fine di gennaio per l'esattezza, a luna calante. Un'altra domanda e ultima che mi chiedi è se con le barbatelle si risparmia tempo. Certamente con la talea noi riusciamo ad avere un clone della pianta. Per quanto riguarda la vite, è ovvio che la barbatella è il miglior metodo per avere delle viti. Io nel mio terreno uso fare tanto quello con le barbatelle e tanto quello con le talee. Ci sono state parecchie discussioni riguardo la talea. Di vite specialmente. Voglio accennarvi solamente qualcosa storico, ma non intendo approfondire perché non è mia competenza. Anticamente questo era il metodo per replicare la vite. Tuttavia nell'Ottocento si ebbe un parassita, la fillossera, che annientò completamente tutti i vigneti. Per cui da allora si fece la pratica delle barbatelle, quindi con vite selvatica proveniente dall'America, e si è visto che erano più resistenti all'attacco di questo parassita. Ecco perché si usa questo metodo. Mi chiedi se si risparmia tempo. Assolutamente sì, perché ovviamente abbiamo una barbatella che già ha almeno un paio di anni, quindi ha un ottimo apparato radicale. Di conseguenza, una volta interrato, l'anno successivo tranquillamente con un innesto potremmo noi avere una pianta già abbastanza sviluppata, mentre partendo dalla talea riuscire a ottenere una pianta è sì più complicato e oltretutto molto più lungo. A questo punto io vi lascio al video in esterno facendovi una carrellata dello stato in cui in questo momento, quindi siamo in novembre, com'è la vite, e concluderò con l'assaggio del mio vino e delle castagne, augurando a tutti un buon San Martino e soprattutto di rivederci nuovamente in gennaio con la serie Dalla vite al vino. Mentre per il resto, durante il corso dell'anno ci sarà sempre comunque l'angolo verde, nella quale tratterò argomenti che ritengo interessanti per voi tutti. Come sempre, se avete dei dubbi
o delle richieste in particolari, non esitate a contattarmi, io sarò felice di potervi rispondere sempre nei limiti della mia conoscenza. Io vi saluto, vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, a commentare, ma soprattutto a condividerli con i vostri amici. E come dico sempre io, alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti! Buon San Martino a tutti! Da Arte